in questo video ti farò vedere come ottenere l'armatura del risveglio. Per chi non lo sapesse, questa armatura è un cenno all'omonimo gioco di The Legend of Zelda Link's Awakening. Ma prima di cominciare vi ricordo che io sono Ukanos e voglio ringraziare tutti coloro che mi lasciano sempre un bel pollicione e si iscrivono al canale. E se tu stai guardando questo video e ti sta piacendo, fammelo sapere almeno nei commenti. E se siete pronti, cominciamo! Il primo pezzo della nostra armatura la troveremo qui, in mezzo delle rovine nella zona del declivo di Gur. Quello che dovremo fare una volta arrivati è scalare questa colonna che nella cima nasconde un meccanismo segreto. E quando avremo svelato l'arcano, si aprirà un passaggio per la grotta dell'antico colonnato. Quindi entriamoci e continuiamo in linea dritta fino ad arrivare ad uno scrigno che contiene la tunica del risveglio. E cosa fai una volta che hai la tunica? Non la indossi, quindi indossiamo la tunica e andiamo avanti. Per il prossimo pezzo della nostra armatura dovremo avere nel nostro inventario almeno un paletto. Per chi non sapesse come sbloccarlo, dovremo dirigerci in quest'isola del cielo qua giù. Vi farò vedere anche la mappa della superficie in modo da orientarvi il meglio possibile. Ora che avremo il paletto, dirigiamoci al pianoro dei lampi che si trova esattamente qui. Ora taglieremo 6 alberi che ci sono nella zona. Dopodiché li attaccheremo con la nostra abilità ultramano in modo da formare un unico tronco molto lungo. E nella base ci posizioneremo il congegno Zanau paletto. Una volta fatto dovremo posizionare il nostro gigantesco palo in cima alla colonna più a sud. Il mio consiglio è quello di attaccarlo prima a metà colonna per poi, una volta saliti in alto, collegare il nostro palo nella punta della colonna. Lo scopo di tutto questo è far arrivare l'ombra del nostro palo alla colonna più a nord. Quindi quando avremo ultimato i preparativi, prendete in mano un fascio di legna e una pietra focaia. Posizionate la terra e picchiate la pietra focaia in modo da creare un falò. Poi ragazzi dovremo bivaccare fino a mezzogiorno. E quando ci saremo risvegliati, l'arcano sarà risolto. Si aprirà quindi il portone che era precedentemente sigillato. Quindi ora addentriamoci nella grotta del pianoro dei lampi. E continuate in linea dritta fino ad arrivare ad un baule che contiene la maschera del risveglio. E cosa fai una volta che hai la maschera del risveglio? Non la indossi, quindi indossiamo la maschera del risveglio. E passiamo all'ultimo step. Per l'ultimissimo pezzo dovremo andare all'arena che si trova esattamente qui, vicino al lago Aqua. E quando saremo giunti a destinazione scopriremo di avere 3 problemi in uno, cioè un drago elettrico a 3 teste. L'unica cosa che dovremo fare è dirigerci nel porticato dietro la sua schiena e quando saremo arrivati vedremo una spada appartenente ad una statua. La raccoglieremo velocemente con la nostra abilità ultramano e la posizioneremo nella statua sinistra. E così l'ultimo enigma sarà risolto. Quindi ora addentriamoci nella grotta dell'arena e continueremo linea dritta fino ad arrivare ad un forziere che contiene i pantaloni del risveglio. E cosa fai una volta che hai i pantaloni del risveglio? Non li indossi, quindi indossiamo i pantaloni del risveglio così da ultimare il nostro set. E questo ragazzi è tutto da parte mia. Vi chiedo di lasciarmi un bel pollicione e di iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti. Io sono Ukanos e alla prossima, ciao!